Bentornati divine divine sul mio canale. Oggi ci occupiamo dell'eclissi di luna plenilunio in pesci del 18 di settembre e qui veramente qualcosa è definitivamente lasciato alle spalle. Scusate un po' la voce, ma un po' di influenza, ma non potevo non fare questa lettura. È una lettura che segna un prima e un dopo, non la lettura in sé, ma questa eclissi segna un prima e un dopo. Per qualcuno ci sarà una sorta di avanti Cristo dopo Cristo, avanti eclisse dopo eclisse, perché qui veramente c'è qualcosa che cambiano tutte le carte in tavola, soprattutto per chi ha fatto veramente quel salto enorme, un salto diciamo di qualità che va oltre a quello che è la norma, perché solitamente evolviamo anche in maniera graduale, anche in maniera, come dire, misurabile, ma per qualcuno il salto è stato incommensurabile e chi si trova in questa situazione evidentemente si riconosce nelle parole che io sto dicendo. Però attenzione che per tanti il passaggio sarà veramente evidente, un'evidenza incredibile, qualcosa che non può lasciarvi indifferenti, quindi attenzione che veramente qua punto zero e si atterra nell'isola che c'è, ma quell'isola che c'è, che era l'isola che non c'è, in realtà adesso c'è perché l'hai creata tu con questo salto. Questo è veramente quello che sta accadendo adesso. Ovviamente invito chi non ha fatto dei temi natali o di coppia negli ultimi 6 mesi, ecco, questo è il momento adatto proprio per fare un aggiornamento astrologico, perché veramente questo è il, come dire, si può andare a vedere il salto, il balzo incredibile che questa eclissi ci porta a fare. Ovviamente se l'avete già fatto, io ne ho fatti tantissimi in questi ultimi mesi, ma ecco, se sono più di 6 mesi che non hai fatto l'aggiornamento astrologico, possiamo farlo sia nel composito, cioè nell'energia di coppia, quindi andare a vedere laddove questo salto viene fatto, oppure nel tema natale, chiaramente il tema individuale. Adesso è proprio uno di quei momenti apoteotici in cui la lettura astrologica deve essere fatta. Anche perché effettivamente ci sono quelli che sono presi proprio direttamente, perché questa eclissi va a toccare quelle che possono essere dei pianeti personali. Per esempio i miei sono presi totalmente in tutto, quindi anche io qua sto facendo dei balzi apoteotici. E però mi lascio stupire dall'anima, perché effettivamente io ho creato i presupposti e poi ovviamente la manifestazione arriverà quando deve arrivare e in che modo deve arrivare. Però ecco, diciamo che il lavoro l'ho fatto, quindi sono sicura che effettivamente la situazione, non ho perso diciamo il treno. Allora, vediamo un attimo. Ok, siamo veramente in una situazione di non dico neanche rinnovamento, cioè è proprio qualcosa di assolutamente nuovo, non è neanche qualcosa che si rinnova, qualcosa che si cambia qualcosa. Laddove c'è stato un lavoro grosso cambia veramente tutto, proprio come dicevo è la situazione in cui veramente nella vostra vita potrete dire il mio avanti eclissi e il dopo eclissi, perché effettivamente c'è un ci sono i presupposti proprio di un cambio epocale. Chiaramente il cambio è misurato direttamente proporzionale al lavoro che è stato fatto, e attenzione, non è che arriva dal niente il cambiamento epocale. Tutte le indicazioni che ci sono state date dalle energie nei mesi passati, se sono state prese, chiaramente avete fatto il vostro lavoro. Poi io sinceramente ho sentito tantissime, perché poi comunque ne sento tantissime persone individualmente, e tanti hanno avuto questa spinta al cambiamento ma non l'hanno accettata. L'hanno visto come una minaccia, l'hanno visto come una punizione, e quindi ovviamente non, cioè la prova non è superata chiaramente, ma siamo sempre noi a determinare ciò che viene superato e ciò che no. E le indicazioni dell'anima ci sono, guarda che qua c'è una bella intrusa, la voglio prendere, ok.
E quindi, insomma, ecco, non possiamo dare responsabilità a nessuno. Avete fatto il lavoro? Bene. Se non l'avete fatto, va bene lo stesso, non eravate pronti, non giudichiamoci male, però, ecco, cerchiamo di essere più presenti nella nostra vita, per essere testimoni, non vittime della nostra vita. E qua, guardate, qua c'è proprio la materializzazione. Qua c'è anche un'unione, eh? Qua c'è un'unione che arriva, una materializzazione di un qualcosa che è una armonizzazione, una creazione concreta, fisica. Adesso questo arriva e l'anima fluisce manifestando questa unione. Un'unione, un raggiungimento, un traguardo, anche qui dipende dal lavoro che è stato fatto, ma guarda, secondo le regole qua, se avete accettato le indicazioni dell'anima, state procedendo nel vostro risveglio, nel vostro cammino animico e di nuovo qua mi parla di unione. Guardate che c'è l'orso, cioè proprio il 3D con la fatina 5D, unione, nuovo inizio, guardate. E qua veramente tante fiamme adesso si riuniscono, tante fiamme se sono già unite vanno avanti nella loro missione materiale. Se non si sono ancora unite ci sono appunto tante unioni perché? Allora potrebbero essere anche solo riunioni per poi di nuovo separarsi, attenzione, perché qua se come dicevo il lavoro è stato fatto totalmente c'è l'unione definitiva, ma se non è stato fatto totalmente potrebbe essere comunque un passo in avanti. Questo è quel nuovo portale, può portare essere anche poi un portale intermedio. Quindi ecco, non aspettatevi che per tutti cambi la vita, perché dovete aver creato voi il vostro cambiamento totale. Ma qua si manifesta qualcosa di assolutamente nuovo. Guardate di nuovo, 6-6, qua ci sono tanti 6. Il 6 ci parla proprio di armonia. Armonia è il numero anche di Venere, è quindi dell'amore che si manifesta e secondo il piano animico. Qua l'anima sta manifestando se stessa. È proprio come se fosse un punto zero, eh? Punto zero qui veramente. Si manifesta totalmente il nuovo. Guardate, qua c'è un imperatore che mette nella materia la casa, fare casa. Qua c'è veramente il segno di un maschile che arriva e crea l'unione definitiva, torna a casa. Il maschile torna a casa, il maschile torna nel nido, crea un nido definitivo. O magari anche passeggero se non avete fatto tutto il lavoro, però ecco c'è un maschile, per tanti qua c'è un maschile, per chi sono per esempio le fiamme, che non sono tante, però tante delle fiamme, quindi relativamente tante, avranno proprio un maschile che crea il nido materiale e di nuovo qua c'è la benedizione che diventa materia. Ma mi stanno dicendo, per qualcuno può essere ancora appunto transitorio, perché c'è ancora un blocco che non è stato sciolto, quindi attenzione a quello che abbiamo creato a livello energetico. Per qualcuno sarà un apoteosi punto zero, per qualcun altro potrebbe essere sì, ho fatto un salto, ma attenzione che devo ancora far caso a una ferita su cui devo ancora andare a lavorare concretamente per portare a completa diciamo fine il passato, completa fine il passato. Qua ci sono ancora appunto delle maschere che devo andare a sciogliere. Quindi per qualcuno non è proprio il punto zero, ma per tanti sì, qua c'è l'apoteosi del cambiamento. Però attenzione che a livello energetico sarebbe un punto zero per tutti, eh? Attenzione, perché una configurazione di questo tipo ci parla veramente di cambio epocale. Se ovviamente non ho fatto energeticamente questo passo, lo vedrò. Lo vedrete. Se c'è ancora qualcosa su cui deve andare a lavorare, ne sarete consapevoli, perché questo passaggio, in realtà catapulta proprio l'individuo, ma anche la collettività in qualcosa di assolutamente nuovo. Però se io non ho fatto il lavoro e mi ho ancora da lavorare su delle ferite, come dicevo prima, il cambiamento è arrivato per tutti, ma posso anche non averlo visto, averlo visto come una minaccia. Quindi attenzione a questo. Eh sì, qua c'è proprio il volare per una nuova dimensione. Qua, ecco, qua c'è qualcosa di assolutamente, come dire, nuovo, segreto, che è rimasto segreto, nel senso che è rimasto non visibile,
ma ora si manifesta, c'è una nuova dimensione che trova, grazie a questo equilibrio raggiunto, trova la sua manifestazione. Qua c'è di nuovo il 6, 6 di coppia, qua c'è una coppia che diventa concreta, concreta, ci sono anche i denari, quindi diventa proprio qua, ci sono tante indicazioni di ritorni definitivi per tante, soprattutto delle fiamme, ma anche in altre relazioni, chiaramente, però nelle altre relazioni è più facile che ci siano poi questi blocchi, perché effettivamente, adesso le anime gemelle, dipende appunto dal piano dell'anima, ma le relazioni karmiche possono creare coppie che poi comunque alla fine hanno una lezione da essere imparata. Quindi ecco, dipende da che tipo di relazione voi state vivendo o vi verrà mostrata. Però ecco, la cosa incredibile è che si manifesta, qua si manifesta coppie, coppie e unioni. Quindi come stai dicendo, ringrazia, ringrazia, perché qua c'è veramente qualcosa che cambia totalmente. Qua c'è un cuore che si sblocca, lo vedete. Cambia, ci sono dei cambiamenti veramente incredibili. Eh sì, come sta dicendo, quieta la mente, non cercare di capire tutto, però ascoltati e guardati, perché qua c'è veramente da comprendere, comprendere ma senza il dover per forza comprendere. Mi è successo questo, cosa vuol dire? Allora, non sempre questa cosa, però ecco, essere testimoni delle proprie emozioni. Mi sento questa rabbia addosso, allora mi guardo, eccetera. Ma se sono tranquilla, vivi e basta, senza dover sempre metterci la mente di mezzo, E qua, guardate, sì, qua si crea veramente qualcosa, qua c'è proprio la manifestazione di qualcosa che si è creato a livello energetico. Guardate qua, questa è la creazione della relazione sacra. Non so se si vede, se lo, è così, scusate. Ecco, questa è proprio la relazione sacra che si manifesta, lo vedete? Qua c'è proprio il 7, 7, hai creato l'energia di unione che adesso si manifesta. Ricordati che sarete portati a manifestare questa coppia secondo il piano dell'anima, quindi qua c'è l'eparche, sono proprio il senso del destino, situazioni destiniche che si manifestano e porterà proprio a manifestazione tutto questo. E guardate, l'anima manifesta se stessa, la cicogna che porta sulla terra le fatine, il 3D che accoglie il 5D appunto sulla terra. E qua c'è proprio il senso l'anima finalmente può manifestare se stessa e manifesta se stessa in una relazione sacra che si è creata a livello energetico. Chi l'ha creata vedrà manifestarsi, proprio la cicogna, nasce questa relazione. Vediamo un po'. Eh sì, e qua mi sta dicendo attenzione a chi ancora vive la relazione con gelosia e possessività. Cosa significa? Che qui veramente, ecco, ci può essere qualcuno che invece non manifesta questa situazione, non riesce a manifestare questa energia perché è ancora in dinamiche di 3D. E quindi il portale si apre in base a quello che state nutrendo dentro. Avete creato energia sacra, si manifesta finalmente l'unione. State creando energie 3D. Quindi ancora situazioni karmiche, ecco, ci saranno delle lezioni che devono essere ancora imparate. Ma qui mi sta dicendo, viene manifestata quella che è il piano dell'anima, l'anima che legge la storia degli uomini con gli occhi della papessa. Quindi qua l'anima manifesta se stessa, di nuovo sole, manifestazione, manifestazione, manifestazione in tutti i modi. Qua l'anima manifesta se stessa, punto zero. Per qualcuno ci saranno ancora delle prove. Quindi vedete che qui gli eventi astrologici ci parlano di energie epocali che però siamo sempre noi a dover manifestare. Dobbiamo accordarci queste energie per manifestare queste situazioni. Se non abbiamo accolto, man mano che si presentano queste, io dico sempre, se dobbiamo salire una scala e dimentichiamo di salire un gradino, non vogliamo salire quello dopo, non vogliamo salire quello dopo, per carità, possono essere anche una in gamba e far 3 gradini in un colpo, ma se non sono, diciamo, abbastanza, diciamo, atletica, tra virgolette, energeticamente, io rimango lì, non posso poi prendere la scala successiva, dovrò di nuovo impegnare quel gradino quando mi verrà chiesto, quindi si perde tempo. Sì, ma a parte che non è che si perde tempo, nel senso che
passa il tempo, ecco, non giudichiamoci perché se non sono in grado di prendere delle lezioni, di accordarmi all'anima, è perché evidentemente ancora per me non è il momento. Però io dico sempre, se facciamo un lavoro interiore costante e impegnato e anche doloroso, però scelgo di farlo, a questo punto io è più facile che mi accordi man mano che arrivano le sfide. Salto dei gradini, poi non riesco più a salire quel gradino successivo, quindi dipende un pochino da cosa abbiamo fatto in questi mesi. Poi dico sempre, attenzione che l'anima non ci lascia indietro, prima o poi arriveranno altre occasioni, però ovviamente il tempo passa, quindi è importante veramente, come dire, a volte passano anche delle vite, per questo che io dico sempre bisogna proprio scegliere di fare il lavoro interiore, scegliere senza contare il tempo, metterci l'impegno e deve essere anche doloroso, perché qua le ferite vanno viste, vanno riconosciute. Quindi per qualcuno ci saranno ancora delle prove, ma per altri qua c'è proprio la manifestazione di questo punto zero. Ricordatevi quello che vi dico, se sentite risuonare le mie parole, per qualcuno sarà un prima eclissi e dopo eclissi, quindi attenzione a questa giornata pazzesca. Poi ci sarà un'eclissi il 2 o il 3 di ottobre, non mi ricordo bene, adesso poi farò una lettura apposta, e quindi attenzione che è un periodo potentissimo, ma questa è uno degli eventi astrologici più importanti di quest'anno, se non di diversi anni, quindi questo è proprio, come dire, si parla proprio del pesci, che è l'ultimo segno dello zodiaco, dodicesima casa, la casa appunto in cui poi, cioè, si termina il ciclo, quindi proprio il termine di un ciclo. Plenilunio ci parla appunto di un ciclo portato a compimento, quindi qua le energie ci parlano di un cambiamento epocale, punto zero. Se lo abbiamo però creato a livello energetico, se no siamo ancora qui, ma non vi preoccupate, perché poi andremo avanti e vedremo cosa l'anima ci riserva in futuro. Per qualcuno sarà una data da ricordare per tutta la vita. Allora, divine divine, grazie della vostra attenzione, un abbraccio e a presto.